al governo e a chi andrà a governare dico. Facciamo per esempio per il nostro settore, che è un settore trasversale sia dal punto di vista economico che dal punto di vista, diciamo, sociale. Apriamo una direttiva nel 2004, tra l'altro non sto inventando niente di nuovo, 2004, al governo 2004 c'era. Direzione generale intrattenimento alla presidenza del Consiglio significa avere un ufficio fatto di tecnici e non politici che verranno chiamati dal governo di turno a, per esempio, presidiare, questo è un modello replicabile assolutamente per tutti gli altri settori, per cercare di efficientare con norme, e chiaramente essendo la Presidente del Consiglio è vicino al governo, con norme che effettivamente e praticamente vadano a intervenire sulle assurdità che Indino ha sottolineato, ma veramente quella dell'IVA è ridicola. Voi andate in una discoteca a mangiare, nel ristorante di discoteca avete un'aliquota IVA, vi spostate al bar a bere un drink e ne avete un'altra. Cioè, poi si accusano le discoteche, per esempio, di non pagare le tasse, ma questo è un paese che disincentiva gli imprenditori a pagare le tasse. Questa è istigazione. Se voi fate una politica fiscale deficitaria, istigate il prossimo a non pagare le tasse. E poi non è che servono le lotterie degli scontrini. Chiudo solo dicendo, un attimo, un secondo, chiudo solo dicendo, il Dipartimento dell'Intrattenimento che cosa fa? Essendo la Presidenza del Consiglio, fungerebbe solo da ufficio di raccordo tra il Ministero dell'Interno e il Ministero della Salute, posto che ormai abbiamo capito che l'intrattenimento è anche questo.